Oggi prepariamo ho re in sou no goma ae, spinaci al sesamo, un piatto di verdura molto salutare che ha pochissimi grassi ma molto saporito. Gli ingredienti sono i spinaci, zucchero, sesamo. Oggi sto usando sia sesamo nero che sesamo bianco, salsa di soia. Andiamo a separare foglie e gambo perché tempo di cottura sono diversi. Una ricetta molto semplice, quindi almeno facciamo una cosa fatta bene per valorizzare i spinaci. Li abbiamo separati, laviamo gambi e le foglie separatamente. Li abbiamo lavati con la cura, lasciamo sgocciolare. Nella pentolina ho messo totale 3 cucchiai di sesamo, ho messo bianco e nero. Potete fare anche solo sesamo bianco e anche solo sesamo nero. Ho acceso fuoco basso e andiamo a tostare. Agitate la pentolina ogni tanto e saprete quando sono tostati dal colore leggermente diventa, soprattutto sesamo bianco, diventa da bianco pallido, diventa colore di pelo di volpe. Noi chiamiamo kitsuneiro, sarebbe sì, colore di pelo di volpe. E poi sentirete anche profumo di sesamo tostato. Sul tavolo ho preparato fazzoletto inumidito con acqua e poi sopra mettiamo questa ciotola, un mortaio giapponese. Voi utilizzerete mortaio vostro, quello di marmo. Giriamo questo bastoncino da mortaio oppure schiacciamo da sopra. Sappiamo che sesamo è un cibo molto nutriente, ma purtroppo se mangiamo così interamente, difficilmente il corpo riesce a digerire, assorbire le sue cose nutriente. Quindi molto peccato. Invece questo metodo, prima tostiamo e poi rompiamo questa parte esterna di sesamo, no? Lasciamo, in realtà alcuni sono interi, ma sono soprattutto tostati, quindi facciamo uscire una specie di polvere dal questo guscio di sesamo. Diventa molto più nutriente e molto più gustoso. Cerchiamo di pestare almeno 60-70% di sesamo. Aggiungo 2 cucchiaini di zucchero di canna, va bene anche zucchero bianco, 2 cucchiaini di salsa di soia nella ciotola dove abbiamo pestato sesamo, mescoliamo. Prepariamo bacinella grande con acqua e ghiaccio e poi pentola grande con tanta acqua, portiamo a ebollizione, mettiamo 2 cucchiaini di sale. Quando lessiamo una cosa si abbassa subito temperatura di acqua di pentola, per questo che prepariamo tanta acqua e bollito, modo che quando mettiamo, in questo caso spinaci, non scende più di tanto temperatura di acqua. Vuol dire che riusciamo a lessare in breve tempo, in modo da non farli perdere più possibile loro proprietà, perché comunque lessando escono loro proprietà nell'acqua.
assaggio uno per capire se cottura va bene. Non deve essere né troppo croccante né troppo morbido, meglio più croccante che morbido. Ci ho messo pochissimi minuti per questo gambo molto sottile, un minuto, neanche due minuti. E poi mettiamo subito nella acqua e ghiaccio, così si stoppa subito cottura e mantiene questo bel verde vivace. Tiriamo su subito, strozziamo bene bene, togliamo acqua. Adesso lessiamo parte foglie, sempre con acqua bollente. Con queste foglioline piccoline, teneri, ci ho messo circa 10 o 20 secondi. Sempre assaggiamo una, magari bagnando con acqua fredda. Assaggiate, sentite come va, non deve mai essere troppo morbido. Usiamo schiumarola per tirare su e poi mettiamo nella acqua e ghiaccio. Tiriamo su subito, strizziamo bene, acqua deve essere eliminato più possibile. Le foglie di spinaci ho diviso in due, così ogni volta che lessiamo non scende più di tanto temperatura di acqua. Abbiamo lessato gli spinaci con la cura, hanno bellissimi verdi. Strizziamo di nuovo bene gli spinaci. Svuotiamo acqua che c'era nella bacinella. Mettiamo questo sesamo e zucchero e salsa di soia. Tagliamo con coltello circa 4 o 5 cm di larghezza. Disfiamo spinaci che diventati troppo compatti gruppetti strizzando. Mettiamo nella bacinella. Mescoliamo bene, in modo che il condimento di sesamo, zucchero, salsa di soia entrino nel ogni spinaci. Impiattiamo. Vi consiglio di scegliere un piatto o una ciotola di ceramica carina, colorata, per valorizzare questo piatto di verdura semplice, ma abbiamo indietro un lavoro con la cura. Abbiamo fatto bellissimo Hōrensōno Gomae, spinaci al sesamo. Al posto degli spinaci potete fare anche con carote, fagiolini, lebbiettine e ortiche e diverse verdure. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è nel questo video in basso alla destra. Se schiacciate l'icona della campanella riceverete mia prossima ricetta. Condividete questo video con qualcuno che è amante di verdure e ricetta sana. Grazie per aver visto fino alla fine questo video. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!